in occasione del compleanno di Jack, oggi vi portiamo al Cima Cafe dal Re del Lago. No, le facciamo con queste qua. Arrivati al settore A della falesia, Regina del Lago, si costeggia fino in fondo, fino all'attacco della via. E così. Fatto il primo tiro, ora recuperiamo Gustavo, ecco la visuale sul lago, ecco la prima sosta. Abbandoniamo la sosta del primo tiro e dopo saliamo su di qua per il secondo, che sono solo 15 metri. Ah, grandissimo. Gustavo all'uscita del secondo tiro, recupero con un mezzo barcaiolo e ora andiamo sul sentiero. Aspetta, grande, qui siamo tiri. Qui siamo alla partenza già del terzo tiro. Eric, c'è uno strapiombetto lì, Sì, mi è scivolato. No, dai, davvero? È lì dove mi devi aspettare. Stato allora è stato bello. Allora, mi trovo alla fine del terzo tiro, sto recuperando Gustavo e c'è una specie di strapiombo, un piccolo tetto che ho fatto fatica a passare, ma ce l'ho fatta. Ora recupero lui e dopo andiamo verso il nostro prossimo tiro. Non mi ricordo la difficoltà del prossimo, ma speriamo bene. A dopo. Rifarlo, insomma, una salendo posta. Gustavo non si vede neanche. Ma tu dove eri per lanciarmi le corde di laggiù? Era lì. Allora è stato bello, è stato una roba abbastanza tecnica, intenso. Dove siamo? L'ultimo sesto. Mio Pau, è bellissimo! Adesso c'è Gustavo!
ultimo tiro che arriviamo sul sentiero e dopo ferrata. Ferrata, slegati, la ferrata si fa. Sì. Non ne ho né idea. Ecco Gustavo che si recupera da solo. Bravissimo. Eccoci. Dopo aver fatto su tutte le nostre robe, prendiamo il sentierino e facciamo un salto in cima. Sandy! Ah, ferratina! Ah, qui in mezzo alla ferrata, siamo saliti da laggiù. Ora, qua dietro la nostra cima. Ferrata su Sati, la cima a capi. E dopo scendiamo dall'altra parte. Eccoci, arrivati in cima a capi. Guardate. Spettacolo. Via più cima. Ora lasciamo anche qui il nostro sasso, Sassi Allegri del Cadore, taggate Miriam Ferrari, ve lo lascio qua. No. Siamo un po' incodati con Jack qua. Sulla discesa 11 ma capi, vabbè, pazienza. Ora continuando, segnaletica via accesa, andiamo giù nel nostro parcheggio vicino il campo sportivo. Qui siamo in un bivacchino che è aperto. Super. Ma è una baita, è una casa. Wow. Attenzione, bellissimo, bello, del bivacco. Bello, bello, bello. Oh, che figata. Oh, Ale. Ormai direzione macchina, abbiamo fatto anche la cima. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao.